Inoltre era anche protettore del sonno, tanto che lo si trovava spesso raffigurato sui letti per impedire ai geni del male di apparire in sogno. Ma un particolare molto significativo è che oltre a proteggere gli esseri umani, era anche il guardiano della porta nelle iniziazioni misteriche. Il suo nome infatti significa iniziare, introdurre. Durante i lavori del 1888 per la costruzione di Piazza Vittorio, furono trasferite e poste in seguito ai lati della Porta Magica come due guardiani protettori. Sopra la porta troviamo inserito un grande disco in cui sono iscritti due triangoli, tali da formare una stella a sei punte, antico simbolo del re Salomone. Intorno al disco c'è un'iscrizione latina, Tri sunt mirabilia Deus et homo mater et Virgo, Trinus et Unus. Traduzione: tre sono le cose mirabili, Dio e l'uomo, la madre e la vergine, l'uno e il trino. Sovrapposto alla stella vediamo un cerchio sulla cui sommità si vede una croce ed in esso notiamo la scritta Centrum in trigono centri. Traduzione: il centro è nel triangolo del cerchio. Sull'architrave del portale vediamo una scritta in lingua ebraica, Ruah Elohim, traduzione spirito divino. Sempre sull'architrave, ma più in basso, un'altra iscrizione, con un chiaro riferimento al mito di Giasone. Orti magici, ingressum esperius, custodit draco et sine alcide colchicas, delicias non gustasset Jason. Traduzione: il drago delle Esperidi custodisce l'ingresso dell'orto magico e senza Ercole Giasone non avrebbe assaggiato la delizia della colchide. Secondo gli alchimisti, il vello d'oro cercato da Giasone nel mito degli Argonauti altri non era che la mitica pietra filosofale, obiettivo principale di tutti i loro studi. Alle due estremità dell'architrave e sugli stipiti della porta sono incisi i simboli dei pianeti, allora conosciuti nel nostro sistema solare, e del nostro Sole. Ad ognuno di essi, poi, corrispondeva un dio della mitologia greca, un tipo di metallo ed un motto che si riferiva al raggiungimento di conoscenze alchemiche. Per poter accedere a queste conoscenze segrete bisognava far parte del circolo degli iniziati. Ma vediamo ora in dettaglio i vari pianeti con i loro significati alchemici. Saturno rappresenta l'elemento piombo, Giove rappresenta l'elemento stagno, Marte l'elemento ferro, mentre Venere il rame, Mercurio l'omonimo, ovvero il mercurio, ed infine il Sole, che rappresenta l'oro. Sulla soglia in pietra è stato inciso il simbolo della monade, che era riconosciuta come l'unità fondamentale dell'essere, con una frase, sempre in lingua latina, che diceva «Est occultum veri sophi, aperire terram ut germinet salutem pro populo». Traduzione: è l'opera segreta del vero saggio aprire la terra affinché germini per la salvezza della gente. Sul gradino soprastante, invece, è riportato un interessante motto: Si sedes non is. Traduzione: se non ti siedi, procedi. Che letto nell'altro verso riporta Si non sedes is. Ovvero, se non siedi, procedi. Dunque, si tratta di una parola palindroma, e cioè che, a prescindere dal verso in cui la si legge, il principio rimane lo stesso, ovvero quello di perseverare nel proprio cammino. Possiamo infine aggiungere che la porta, oltre a permettere l'entrata al laboratorio segreto, poteva anche dare l'idea che fosse l'accesso attraverso il quale gli adepti accedevano all'arcano mondo dell'alchimia, dove avrebbero potuto conoscere i segreti ultimi del Rosacroce e raggiungere così il più alto livello di purezza della propria anima.
Per concludere la nostra piccola indagine sulla misteriosa porta magica, abbiamo individuato dei sottili legami tra diversi elementi apparentemente discordanti tra di loro. Perché le statue del dio Bes furono poste ai lati della porta magica, considerando che il loro luogo di origine, il Quirinale, non era proprio a quattro passi dalla futura Piazza Vittorio? Ci sembra a dir poco strano che in un'epoca di fermento edilizio come quella ci si dilettasse nel trasportare delle statue posizionandole accanto ad un piccolo rudere di relativo interesse storico con banale dispendio di soldi ed energie. Abbiamo precedentemente affermato che il Marchese di Palombara fosse un affiliato dell'Ordine dei Rosa Croce, nella cui dottrina era tenuto in gran conto la figura della Dea Iside. Nei templi dell'Antico Egitto, a lei dedicati, il dio Bes era posto a guardiano del sacro sito. Possiamo dedurre che colui che ordinò il lavoro di traslazione delle due statue di Bes conoscesse bene la dottrina dei Rosa Croce e la storia del Marchese e delle attività svolte a Villa Palombara. È possibile quindi che si sia trattato di un vero e proprio omaggio alla memoria di un grande mecenate e ricercatore nel campo delle scienze esoteriche e dell'alchimia, grande punto di riferimento di tutti gli alchimisti e ricercatori esoterici nella Roma del Seicento.